uno sciopero della fame per dire basta ai cani tenuti alla catena. Sono in sciopero della fame dal 20 di gennaio 2014, un sciopero certificato da un dottore della cardiologia di Ravenna. Sono dimagrito 15-16 kg, oggi è il 60° giorno che non mangio. È lo stremo delle sue forze, Davide Battistini, ma non molla, nonostante la grande delusione di vedere disattesa la legge regionale dell'Emilia-Romagna, che sempre lui, con un altro sciopero della fame, aveva ottenuto il divieto di tenere i cani alla catena, pratica considerata un vero e proprio maltrattamento, ma che in mancanza di un decreto attuativo rimane lettera morta. Chiediamo che la legge regionale che ha abolito l'anno scorso la catena come mezzo di detenzione dei cani venga applicata, a tutt'oggi non è applicata. La schiavitù è finita, deve terminare anche per gli animali, dicono i loro paladini, senza gli stessi sacrifici e le stesse lotte che ha comportato l'abolizione della schiavitù umana. E altri animalisti aderenti ad una dozzina di associazioni sono pronti ad appoggiare Davide nella sua protesta con lo stesso potente mezzo, il digiuno. Questo vuoto legislativo non riguarda solo l'Emilia-Romagna, ma riguarda tutto il territorio nazionale. E quindi chiediamo al Ministero di colmare questo vuoto, di colmarlo con norme adeguate, non con le norme indecenti dell'accordo Stato-Regione, che sono le stesse previste in questa regione per gli allevamenti e il commercio di animali, cioè gabbie infime, non rispettose dell'etologia dei cani, catene e gabbie anguste, una vera e propria crudeltà, e dire che stiamo parlando dei cosiddetti animali d'affezione.